Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro oggi uno dei miei casi preferiti che fa scuola con il sistema denti fissi senza osso, il caso di un paziente che è stato risolto con impianti nasali. Questi sono degli impianti speciali che si usano in situazioni in cui non c'è più osso. Il paziente era un portatore di protesi mobile, non aveva più denti nella parte superiore. Come vedi, portava una dentiera sia nella parte superiore che inferiore, ma la complessità del caso è che questa dentiera aveva fatto riassorbire completamente l'osso crestale. Questa è l'attack tridimensionale del lavoro che abbiamo eseguito. Abbiamo posizionato, come vedi nell'attack 3D, tutti gli impianti dentali, due impianti speciali pterigoidei nella parte posteriore, più un impianto nasale nella parte intermedia tra gli impianti convenzionali sopra e gli impianti pterigoidei, sempre sopra. Sotto abbiamo invece proceduto a posizionare degli impianti convenzionali. Questa è la situazione: abbiamo sopra due impianti pterigoidei nelle zone laterali, tre nella parte anteriore, uno nasale, più i sei impianti nella parte posteriore. Questo è il grafico 3D di come abbiamo proceduto a posizionare gli impianti. Impianti nasali subito dopo a quelli convenzionali e impianti pterigoidei nella zona laterale a sostegno della protesi. Questo è il risultato. Questa che vedi adesso è invece la protesi superiore e inferiore, sono state fatte con lo zirconio. Vedi l'iperrealismo che riusciamo a ottenere con dei denti che simulano perfettamente i denti naturali, in quanto sono delle scansioni di denti reali, delle scansioni di denti naturali. La gengiva che simula i tessuti perduti delle gengive e dell'osso, e lo zirconio che simula invece i denti. Questi sono le arcate, i denti avvitati sopra gli impianti non convenzionali e convenzionali. Questo è il sorriso spettacolare che mostra anche una simulazione di gengiva che è fondamentale poi per dare l'effetto naturale al sorriso. Fai attenzione se qualcuno ti propone di fare la riabilitazione senza simulare la gengiva, perché poi l'effetto che otterrai sarà quello di un sorriso non naturale, con dei denti bianchi lunghissimi o peggio che non si vedono. Questo è lo zoom della riabilitazione vista da vicino. Come vedi, la linea di taglio che unisce la gengiva artificiale alla gengiva naturale viene coperta dalle labbra, va a finire sotto le labbra. Questo ci permette, quando il paziente sorride, di mostrare non solamente i denti, ma anche la simulazione della gengiva, senza far vedere la zona di passaggio tra la gengiva artificiale e la gengiva naturale. Questo è il protocollo internazionale corretto, il cosiddetto protocollo Malo. Gli altri protocolli non sono protocolli corretti, quelli appunto dove ti propongono di non simulare la gengiva, fai molta attenzione perché poi il risultato sarà pessimo. Questo che vedi è il risultato prima e dopo, prima dei denti con un piano occlusale errato, abbiamo messo invece i denti con la curvatura corretta, con i piani occlusali più alti, dove dovrebbero essere, dei denti più bianchi, più giovani, più belli da vedere. Quindi hai un paziente molto più sicuro di sé, un aspetto più giovanile e un aspetto molto più piacevole. Un saluto da Dottor Palmas.